lavoro di questa guidatrice. Buongiorno. Buongiorno. Che sguardo contemporaneo che si occupa di riattivazione di aree in disuso attraverso l'arte, che ha uno studio, un progetto proprio su Casal Bertone. Allora, ci dica di cosa si tratta. Sì, il progetto è Nuova Gestione ed è un progetto appunto nato dalla volontà di riattivare dei locali commerciali sfitti, semplicemente diciamo riaprendoli, offrendo di una nuova veste che è quella appunto di ospitare delle opere d'arte contemporanea realizzate da artisti operanti in territorio romano, chiedendo agli artisti però di dialogare con il quartiere, quindi di creare delle opere site specific per lo spazio, ma anche community specific, quindi opere che parlano alla comunità. Scelto tra i luoghi possibili su Casa Albertone la fabbrica della Segnaviscosa perché produceva filati. Io in questi ultimi anni mi sto concentrando soprattutto sull'uso del tessuto non solo come fonte di abbigliamento o appunto di costume, cioè per me il tessuto diventa anche il tessuto di un discorso, il tessuto di un racconto, e in questo caso ho cercato di creare un parallelo tra il materiale che veniva prodotto all'interno della fabbrica e una parte del materiale trovato in archivio. Per cui mi interessava ricreare, uno, un ambiente asettico completamente, per cui l'idea del tavolo diviso a metà e questo lavoro a loop, cioè i due motorini che riavvolgono il bocchetto di viscosa, rappresentano uno dei lavori che all'interno della fabbrica veniva svolto. Durante le mie ricerche ho incontrato un'operaia, una signora di adesso 85 anni più o meno, che lavorava nel reparto dei controlli delle matasse, e lei tutto il giorno era destinata a stare al buio e a controllare che il filo della matassa fosse perfetto. Lei mi ha raccontato proprio di come era divisa la postazione di lavoro. Erano in due, una a fianco all'altra, divise da un separé perché non si poteva assolutamente nelle ore di lavoro comunicare con le altre operaie. Però mi interessava l'ambiente asettico, lavoro ripetitivo e il filo che mette insieme le parole di queste donne. Cioè erano catalogate, sembravano delle pagelle queste schede, per cui ognuno di loro veniva inserita lì dentro con i loro dati anagrafici, le date in cui venivano commessi degli errori sul lavoro, per cui l'errore veniva multato, veniva punito, e sulle cartelle c'è proprio quest'area, motivazione delle punizioni. Mi ha lasciato assolutamente sconcertata. E dall'altra parte invece ho fatto una ricerca un po' iconografica, per cui ho ripreso delle immagini dalla rete dove si vede Mussolini, perché questa fabbrica era di stampo fascista, si vede Mussolini che fa visita alle fabbriche della SNIA Viscosa in giro per l'Italia. E la SNIA veniva, la viscosa veniva denominato il tessuto dell'impero, il tessuto dell'autarchia, venivano prodotti materiali appunto per i soldati che andavano in guerra, e quindi mi interessava un po' ricreare questo ambiente. L'abito invece, che rimane assolutamente trasparente, è proprio la rappresentazione di quel tessuto che veniva lavorato all'interno della fabbrica, qui diventa una forma, ma una forma che porta addosso un simbolo pesantissimo, i militari con i fucili in braccio e i gomitoli di viscosa alle spalle. Progetto comprende le esperienze di una serie di persone, artisti, architetti, fotografi che io
ho contattato per chiedergli di fare una passeggiata nel quartiere di Casa Bertone e poi successivamente di postare sul monitor che è qui nello spazio espositivo tutti i loro pensieri, le loro impressioni, le loro foto di quello che hanno vissuto durante la loro passeggiata. Questo monitor resta sempre acceso, quindi rivolto verso l'esterno può essere fruibile da tutte le persone che gli passano davanti e poi in realtà è finalizzato a una sorta di libro che dovrebbe essere in forma di papiro che si srotola come, diciamo, deve avere una consultazione verticale come poi è la consultazione verticale quella della chat. Questo è il progetto, l'ho chiamato Untitled Flow perché Untitled perché non so quali contenuti poi effettivamente ci saranno dentro e Flow per diciamo restituire questa idea di scorrimento un post dopo l'altro che ci sarà nel tempo. Sportiva Casa Albertone occupata prende il nome da una palestra che è stata occupata per la prima volta negli anni 90 da immigranti. È una palestra che adesso si trova di fronte all'Ocean e che appunto viene ospitata da una scuola e parte di questa scuola adesso è abitata. Vera è di Casa Albertone, è nata a Casa Albertone, tutta la sua famiglia sta ancora qui e c'è una foto anche che sarà in mostra in cui c'è un piccolo gruppo di ginnaste che viene ritratto proprio negli anni, fine anni 80, dentro questa palestra che adesso non esiste più. E noi abbiamo un po' lavorato appunto sulla tematica dell'occupazione, prendendo proprio dalla storia di Casa Albertone diverse occupazioni che ci sono state, diciamo, sin dall'antichità. Noi abbiamo anche preso questo cavallo, questo è un cavallo proprio per la ginnastica. A questo cavallo appenderemo diversi teli, questi teli disegnati ma anche altri, proprio a ricreare l'occupazione della polisportiva, ma l'occupazione degli spazi, insomma di uno spazio che poi viene abitato e usato. E proprio come succede, noi cercheremo anche di dividere la stanza con i teli per creare degli ambienti, degli spazi vivibili, dei posti in cui mangiare, dormire, eccetera. E poi ci sono tutti questi teli che rappresentano appunto le diverse occupazioni. E noi mettiamo sullo stesso piano sia le occupazioni politiche, diciamo queste dei migranti che occupano la palestra, che quelle, per esempio quella Tribuzio che era contro il papato nel 1400, venne poi, doveva essere arrestato, allora si nascose per una settimana dentro questo canneto Malabarba, che c'è ancora, il canneto che sta dietro la scuola media di via De Dominicis. Questo è il frate che sorvegliava il torrione prenestino. Non abbiamo preso tutte le occupazioni di Casa Albertone, abbiamo preso in esame solo alcune, però appunto mettendo sullo stesso piano sia le occupazioni di carattere politico che quelle per il lavoro, per, insomma, i cambiamenti, gli spostamenti della popolazione, la coltivazione dei campi, eccetera, eccetera. Quindi come le occupazioni di un certo luogo cambiano poi l'ambiente, no? E poi allo stesso modo in questo ambiente noi riproponiamo un'occupazione e usiamo il cavallo per occuparlo, come un cavallo di Troia, una cosa che entra dentro e funziona da dispositivo perché sul cavallo verranno attaccate poi tutte le corde che reggono l'installazione. Quindi questa stessa installazione potrebbe poi andare in un altro luogo, sempre con il cavallo e sempre con le corde. Thank you.
lavoro sul quartiere, ho deciso di fare una specie di viaggio, che era un pretesto per cercare un paesaggio all'interno di Casa Albertone, annullando la separazione che c'è fra l'interno e l'esterno delle case. Quindi sono andata a dormire da varie persone e ho fatto queste riprese che ho fatto dall'interno delle case, cercando di raccogliere il paesaggio attraverso dei piatti con del colore diluito e incorniciando quindi ogni volta il paesaggio in questa pittura, proprio perché poi il paesaggio, proprio il concetto di paesaggio nasce dalla pittura e quindi diciamo ho fatto tutta questa serie di riprese che si legano invece al lavoro scultoreo che sono queste forme qui, queste forme, queste strutture di ferro sono delle le forme che si utilizzano, le dime che si utilizzano nelle vetrerie per curvare il vetro. Quindi praticamente viene messa la lastra di vetro su queste forme in ferro e per gravità a una certa temperatura il vetro cade, essendo un fluido, e si modella su queste forme qui in ferro. E, diciamo, quindi ho fatto fare questi contenitori di vetro che hanno preso la forma delle strutture, delle dime. L'idea era quella di come due spazi comunicano e si relazionano, quindi uno spazio diciamo del quartiere e lo spazio delle persone che abitano il quartiere, che viene modificato dal quartiere. Il quartiere si definisce dalle traiettorie che le persone fanno e quindi lo modellano in qualche modo, e viceversa il quartiere determina lo spazio di queste persone. Quindi volevo cercare di mettere insieme queste due cose, questa forzatura che succede in un quartiere. Più di fare una ricerca storica, ho cercato su Casa Albertone, ho cercato di capire che cosa poteva essere, in che modo poteva condizionare formalmente un quartiere e un paesaggio. Il progetto nostro consiste in un percorso. Sì, sarà un percorso diciamo semiguidato per affrontare le tappe fondamentali di un processo progettuale, quindi questo è anche lo scopo didattico che poi verrà esplicitato anche nei laboratori con le scuole. E poi c'è un ulteriore livello di lettura di questa installazione che è quello nostro, di tecnici che una volta confrontati con le informazioni raccolte da questo progetto, che è un progetto partecipato, tramite queste informazioni ritorneranno sul progetto urbano di Casa Albertone per rielaborare una nuova idea alla luce dei contrasti e delle differenze che si avranno con gli abitanti del quartiere di Casa Albertone. Diciamo che è una nostra raccolta di dati, è un esperimento in cui noi cerchiamo di mettere a disposizione degli abitanti gli strumenti e il linguaggio per esprimersi riguardo una progettazione architettonica e urbanistica, altrimenti non avrebbero questi strumenti e non potrebbero esprimersi. Quindi noi proviamo a vedere se, mettendo a disposizione questi strumenti, si riesce ad avere una partecipazione vera e propria. Il titolo del nostro progetto si chiama proprio Esperimenti Urbani, mettiamo tutte le carte in tavola e proviamo a vedere cosa ne viene fuori.